Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi parlo del nuovo Xiaomi 11T Pro. Il design di questo smartphone e le sue dimensioni generali sono molto simili a quelle del più economico Poco F3. Rispetto al quale ha da offrire un frame laterale in alluminio anziché in plastica, elemento che insieme al vetro Gorilla Glass Victus al posto del Gorilla Glass 5 lo rende un po' più pregiato. Tuttavia, dispiace che anche su questo dispositivo, nonostante il costo maggiore rispetto ad un Poco F3, sia presente un antiestetico e spiacevole scalino tra parte frontale e laterale. Scalino che non aiuta per nulla a farmi percepire questo 11T Pro come un dispositivo di fascia alta. Viste le dimensioni importanti, l'ergonomia non è delle migliori, ma è anche vero che con un display da 6,7 pollici, senza bordi curvi, non si può fare di meglio. Il pannello di Xiaomi 11T Pro è senza dubbio un'ottima unità, molto luminosa, con colori ben tarati, ottimi angoli di visione e nessun difetto particolare da segnalare. Il sensore di impronte laterale fa il suo dovere in maniera ottimale. A bordo del nuovo 11T Pro troviamo il potentissimo Snapdragon 888, un sistema di raffreddamento che Xiaomi chiama Liquid Cool, 8 GB di RAM e 128-256 GB di memoria di archiviazione UFS 3.1 non espandibile. Nell'uso quotidiano Xiaomi 11T Pro è una bomba. Tutte le app si aprono all'istante e le animazioni sono molto fluide e cinematografiche e accompagnano a perfezione qualsiasi movimento delle dita. A ciò si aggiungono un'ottima gestione della RAM, prestazioni sempre costanti anche sotto stress e temperature sulla scocca che non risultano mai eccessive. In fase di gioco le prestazioni sono senza dubbio eccellenti. Xiaomi 11T Pro dal punto di vista fotografico costituisce un bel passo indietro rispetto al Mi 10T Pro dello scorso anno. La fotocamera principale è sempre da 108 megapixel, ma manca la stabilizzazione ottica e il sensore in questione è più piccolo. Peggiora anche la fotocamera ultra-wide, che passa dai 13 megapixel di Mi 10T Pro agli 8 megapixel di 11T Pro. Rimane invece inalterata la fotocamera macro da 5 megapixel, mentre migliora leggermente la fotocamera frontale grazie ad un sensore un po' più grande. Gli scatti ultra-wide di Xiaomi 11T Pro sono da piena fascia media. Difficile pretendere di più dal sensore da 8 megapixel, che a livello software è molto ben gestito. Tant'è che produce dei buoni risultati per foto da social sia di giorno ma anche a sera con l'ausilio della modalità notte, il che vuol dire che il risultato generale in termini di bilanciamento è buono, ma non dovete di certo aspettarvi un buon dettaglio. Mentre gli scatti della fotocamera principale mi sembrano in linea con quelli di altri prodotti che costano sui 400-500 euro e che sono sprovvisti di stabilizzazione. Dunque penso al Realme GT con il quale potrei metterlo a confronto. Insomma, Xiaomi 11T Pro è in grado di realizzare degli scatti molto buoni di giorno, così in condizioni di luce intermedie e buoni a sera, a patto però di avere una mano bella ferma. Dunque va bene per chi desidera uno smartphone che possa fare anche belle foto, ma non per chi vuole qualcosa di qualitativamente superiore alla media come il Mi 10T Pro dello scorso anno, che grazie ad un sensore davvero top di gamma, associato alla stabilizzazione ottica, riusciva a portare a casa degli scatti molto dettagliati e con una grande pulizia d'immagine. La fotocamera dell'11T Pro invece è paragonabile a quella di certi medio di gamma, ma con un processore d'immagine da top che ne eleva la qualità e l'esperienza di scatto, senza però fargli raggiungere la qualità di dispositivi con sensori degni della fascia alta.
La qualità video, grazie alla tanta potenza a disposizione, è sicuramente ottima. Colori ed esposizione sono ben bilanciati e la stabilizzazione è ottima. Mentre il dettaglio è soltanto buono e non eccellente come su Mi 11, Mi 11 Ultra e il vecchio Mi 10T Pro. Arrivati a questo punto, se volete farvi un'idea migliore della qualità fotografica di Xiaomi 11T Pro, vi invito a dare un'occhiata agli scatti non compressi che ho appena pubblicato su Telegram, piattaforma di messaggistica che sfrutto anche per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia. E visto che ci sono, vi invito a seguirmi anche su Instagram, per anteprime sui prossimi video e per restare in contatto tramite messaggi in direct. Xiaomi 11T Pro è dotato di una batteria da 5000 mAh che mi ha sempre consentito di superare le 7 ore di schermo attivo. Sicuramente non ne ho fatto mai un utilizzo super stressante, ma il fatto che mi abbia permesso sempre di superare questa soglia, sia nell'arco di un giorno che di un giorno e mezzo che di due giorni, è senza dubbio indice di come questo dispositivo abbia un'ottima autonomia. E poi con la ricarica a 120W è davvero perfetto per chi non vuole mai separarsi dal telefono. Pensate che mettendolo in carica con il 5% di autonomia residua, dopo appena 5 minuti di ricarica era già al 42%, dopo altri 5 minuti era al 70% e in soli 19 minuti da quando l'ho collegato al caricatore ha raggiunto il 100%, roba che con 3-4 minuti di carica recuperate un quantitativo di energia sufficiente per utilizzarlo abbastanza a lungo e farci qualsiasi cosa. Velocità di carica talmente alta che ancor più dei 65W già sperimentati su Realme, Oppo e OnePlus vi farà totalmente dimenticare dell'attesa che invece è necessaria su altri smartphone. Il tutto senza scaldarsi di più rispetto a dispositivi dotati di tecnologie di carica più datate. Nella confezione di vendita, oltre al caricatore da 120W, troverete anche una cover in silicone. La versione di Android è la 11, con patch di sicurezza che sono passate da agosto ad ottobre con l'aggiornamento conseguente al primo avvio. Mentre la versione della MIUI è la 12.5, interfaccia molto curata graficamente, ricca di impostazioni e funzioni e con animazioni molto elaborate e fluide che rendono molto piacevole l'esperienza di utilizzo. A proposito di aggiornamenti, Xiaomi ha dichiarato che questo 11T Pro riceverà 3 major update e 4 anni di patch di sicurezza. Mentre riguardo l'affidabilità generale, posso dirvi che il telefono in sé, preso da solo, non mi ha dato problemi, il che vuol dire niente impuntamenti, niente glitch grafici, notifiche che mi sono arrivate sempre puntuali e niente bug strani. Tuttavia mi ha dato qualche grattacapo con il Bluetooth dell'auto, con il quale ho sempre dovuto ricollegarlo manualmente. Ma a parte questo, davvero nessun problema, nemmeno con il sensore di prossimità. Ottima la ricezione del segnale telefonico, del wifi e del GPS, così come ottima la qualità audio, sia in fase di chiamata e ancor di più in fase di riproduzione dei contenuti multimediali tramite gli speaker stereo integrati, che sono davvero ben bilanciati e offrono un suono molto pulito, elevato e con una presenza molto buona di basse frequenze. Comparto audio che insieme all'ottimo display e la tanta potenza a disposizione lo rendono uno smartphone ideale per l'utilizzo multimediale. A proposito di connettività e sensori, a parte l'ingresso jack, non ci sono assenti di rilievo e vi segnalo la presenza dell'emettitore infrarossi e che non manca ovviamente il supporto a tutti gli standard di rete più recenti. Xiaomi 11T Pro non è un top di gamma tutto tondo, perché non ha un comparto fotografico al top, il display, seppure ottimo, non è paragonabile a quello di smartphone più costosi. E per ultimo lo scalino di cui vi parlavo ad inizio video fa sì che alla vista e al tatto non sembri un top. Tuttavia è perfetto per chi desidera un dispositivo dalle spiccate qualità multimediali, con un'ottima autonomia e una carica talmente rapida da rimetterlo immediatamente in pista. Quindi se siete di quelli che utilizzano tantissimo lo smartphone per giocare, guardare video, utilizzare i social, ma anche per lavorare o studiare, e volete un dispositivo che sia collegato ad un filo il minor tempo possibile, allora questo è lo smartphone che fa per voi. Peccato però per il prezzo di listino di 649€ e per lo street price che al momento fatica a stare sotto i 600€, perché sopra i 400€ ci sono tanti dispositivi in grado di competere con questo 11T Pro, che sono migliori in alcuni aspetti e peggiori in altri. Dunque, finché non scenderà di prezzo,
a meno che non desiderate a tutti i costi la carica a 120 W, uno schermo bello grande e degli speaker davvero ottimi, sarò più propenso a consigliarvi prodotti concorrenti, anche della stessa Xiaomi. Ok ragazzi, arrivati a questo punto, vi faccio presente che in descrizione trovate i link per acquistare il telefono protagonista di questo video o quelle che reputo delle valide alternative. E vi invito a lasciare un commento con la vostra opinione su Xiaomi 11T Pro o a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.